Buongiorno a tutti e a tutte, io sono Kevin Nonne della redazione Coreport Esti Olmedo. Oggi intervisteremo il sindaco Tony Faedda, è responsabile dell'ufficio tecnico, per conoscere tutti i segreti sulla raccolta differenziata. Entriamo! Sono Maia Retanda, siamo nella sala consigliare di Olmedo con il sindaco Tony Faedda e Isoni Giovanni Angelino, istruttore tecnico del comune di Olmedo. In quale anno è stata adottata ad Olmedo la raccolta differenziata dei rifiuti? Nel 2008. Come veniva svolto prima il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani? Ci sono state due fasi. La prima fase è quando tutti mettevano la busta fuori dove c'era tutto quanto rifiuto e li portavano al prato comunale e li bruciavano e quindi c'era inquinamento. Dopo si è passati alla raccolta differenziata tramite i cassonetti, dove c'era la plastica, la carta, il vetro, e poi successivamente a quella attuale dal 2008, come ha detto il sindaco, con la raccolta porta a porta. Quali sono i punti di forza e le criticità di questo metodo di raccolta? I punti di forza sono che finalmente i prodotti non vanno più in discarica come avveniva prima e quindi li si brucia, rovinavano l'ambiente, invece adesso vengono differenziati e vengono riciclati. E quindi noi cerchiamo di fare ogni giorno quello che è il nostro interesse, ma anche l'interesse dell'ambiente. Cioè più differenziamo, più questi prodotti non vanno a rovinare l'ambiente, non vanno a sporcare le strade dove voi state, ma servono per essere riciclati e si trasformano in altri prodotti. Quindi meno rifiuti mettiamo in quella busta grigia, più favoriamo il rispetto dell'ambiente. Qual è la percentuale di adesione dei cittadini di Olmedo? Il comune di Olmedo va mediamente da un 75% al 68%. Nel 2016 siamo stati un po' meno bravi, eravamo intorno al 67%, nel 2017 invece siamo ritornati al 74%. Lo scorso anno siamo stati più bravi, ma l'obiettivo per la prossima gara d'appalto è di raggiungere il 90% di prodotti differenziati e il 10% di indifferenziato, cioè quella busta grigia che noi abbiamo di giorno a casa deve diventare sempre più piccola. I cittadini che non rispettano le direttive a quali inconvenienti vanno incontro? Quando l'operatore passa a ritirare il rifiuto, le buste sono fatte in modo che il contenuto si veda all'interno, sono un po' trasparenti, se vede che all'interno della busta il contenuto non è quello che deve essere, vede che c'è roba mischiata, vede che c'è la carta nella busta della plastica, allora mettono un adesivo nella busta, gli scrivono la raccolta non è stata effettuata correttamente e può andare incontro a delle sanzioni amministrative. Olmedo è un comune virtuoso? Allora, dicevamo prima che ci sono alcuni anni in cui è virtuoso e altri in cui lo è un po' meno. Tendenzialmente lo siamo, nel 2017 siamo andati molto bene, speriamo ancor più nel 2018. Per essere virtuosi bisogna fare una raccolta differenziata molto fatta bene, ok? E questa cosa può riuscire solamente se voi ragazzini, bambini, insegnate ai grandi, perché alla fine non sono i ragazzini che buttano la mondezza, la buttano i grandi che non sono abituati da piccoli. Hanno difficoltà ad abituarsi, alcuni, non tutti, alcuni prendono e imparano, perché ci vuole solo un pochettino di buona volontà, prendere la busta, dividere le cose e poi togliere. Quindi siete voi che dovete stimolare la cosa e farla da adesso, da piccolini, perché poi una volta che la fai da piccolino una cosa, ti viene talmente naturale che non ti viene neanche in testa di buttare la buccia della caramella dentro la carta, non la butti nella plastica, ok? Ci sono dei benefici e quali sono per i cittadini che contribuiscono a rendere il proprio comune un comune virtuoso? Allora, benefici di natura economica non ne abbiamo, perché ogni anno aumentano i costi e quindi i cittadini si devono far carico, ma il beneficio è che abbiamo un paese più pulito, non vediamo le buste di spazzatura in giro, possiamo farci la passeggiata e se andiamo ai giardini sono puliti, quindi questo è il beneficio per tutti noi. L'amministrazione comunale adesso però sta predisponendo un regolamento per l'adozione delle aree verdi. I cittadini potranno curare il
giardini che hanno davanti, il cortile o anche i marciapiedi, e se lo faranno bene potranno avere uno sconto sulla raccolta differenziata. Quindi questo è un modo per stimolare le famiglie e i bambini a tenere pulito anche il proprio cortile o l'area pubblica davanti alla propria abitazione e avere con questo anche un risparmio. Bene, grazie per le risposte, abbiamo finito. Grazie a voi. Grazie a voi.